Giacomo Cenetti è il primo acquisto dell'Arezzo del mercato di gennaio. Il centrocampista mediano, classe 89, arriva dal Bassano ed era stato allenato proprio da Sottini nella passata stagione, così come era accaduto anche con Carpi e Venezia, in questi ultimi due casi ottenendo poi la promozione. Dunque è la terza volta che Cenetti ritrova Sottili. Dopo la parentesi con la Sarzanese d'inizio carriera, con 62 presenze in due stagioni, il passaggio al Carpi, 24 presenze in due stagioni, quindi Venezia, poi l'esperienza con il Bassano, 4 stagioni e 5 gol realizzati, 7 presenze in questa stagione dove non ha giocato tantissimo. Ora ritrova Sottili, è già a sua disposizione e potrebbe anche partire titolare fin dalla prossima partita, cioè il derby di Siena. L'Arezzo insegue anche Alberto Barison, difensore centrale, classe 94, altro giocatore del Bassano. Su di lui però ci sarebbe l'interessamento anche di altre squadre come l'Alessandria, inizio di carriera nel settore giovanile del Padova, prima carriera da professionista con il Perugia con una sola presenza collezionata, poi Ascoli, le ultime due stagioni al Bassano, 11 presenze e un gol in questa stagione. In questa ipotesi dovrebbe partire Milesi, che potrebbe ritrovare Capuano al Modena. Sulla lista dei partenti sembra esserci anche il centrocampista Rossetti. L'Arezzo insegue sempre anche il giovane terzino Carissoni, di proprietà del Torino, attualmente in prestito al Trapani senza mai scendere in campo.